L'Auditorium di Roma, il celeberrimo complesso progettato da Renzo Piano alla fine degli anni 90 del secolo scorso, è uno dei più importanti e dei più grandi complessi per la musica del mondo. La qualità di questo progetto sta nella sua capacità di essere non solo un'opera d'arte essa stessa, ma di calarsi nel contesto romano con una specificità assoluta. Questa è una delle qualità del progettista di Renzo Piano, che in tutte le sue opere riesce a cogliere dal genius loci il meglio per creare poi opere uniche, opere che portano la sua firma. In questo caso, questo complesso partecipa all'evoluzione della città di Roma, ne è protagonista, ne è una pietra miliare. Il completamento del Parco della Musica nel 2003 ha risarcito finalmente Roma di un'attesa durata sin dal 1936, quando dopo 28 anni di impeccabile servizio venne smontato l'auditorium dai ruderi del mausoleo d'Augusto. Dall'epoca sono state tante le aree proposte per un nuovo complesso per la musica, l'Aventino, il Borghetto Flaminio e Monte Antenne, mentre l'Accademia di Santa Cecilia peregrinava di sede in sede, finché non venne bandito il concorso internazionale del 1993, indicando come sito il parcheggio dello Stadio Flaminio. L'auditorium diveniva così anche un'importante occasione di riqualificazione e ricucitura ambientale, bene espletata dal progetto vincitore, che coi suoi 3,8 ettari di giardino pensile, completo di area attrezzata per bambini, fa da ponte tra la lussureggiante Villa Glori e i blocchi di matrice ottocentesca del Flaminio. Lunga è stata la gestazione del cantiere, che ha visto subito affiorare i resti di una villa romana. Gli involucri a forma di scarabeo che incombono sopra la villa romana, che ha costituito motivo di modifica del progetto, soprattutto della sua parte urbanistica, della sua piazza centrale, che è il fulcro di questa vera e propria cittadella per la musica. Questa villa dimostra il carattere fortemente romano di questo progetto. È un carattere romano nelle premesse, è un carattere romano nelle soluzioni, anche quelle più avveniristiche. Cuore dell'intervento è la cavea, al tempo stesso teatro all'aperto e piazza urbana. Interamente pavimentata in travertino, immette al di sotto delle gradonate al foyer, percorso anulare da cui si gemmano tutti gli spazi. Questo non è però solo un luogo di transito, ma anche un luogo da visitare per i numerosi allestimenti d'arte temporanei e per le 20 citazioni al neon installate da Maurizio Nannucci sul tema del confronto fra le arti. Sulla piastra dei servizi si ergono come strumenti musicali all'aria aperta le tre sale del complesso. Casse di violino appoggiate in una pausa di lavoro, le descrive Fulvio Irace. Tutt'attorno ad esse corre un edificio anulare su due livelli, con gli impianti, due grandi sale prova, magazzini e depositi strumenti, camerini e spogliatoi. Altre tre sale prova più piccole sono presenti nel seminterrato dell'edificio nord, che ci accoglie alla quota stradale con la sua pensilina su Viale de Coubertin. Qui incontriamo uno spazio espositivo, un ristorante, una libreria e più avanti, sul patio interno, un bar. E al di sopra ancora una mediateca ed una nastroteca. Caratteristica dell'architettura dell'auditorium è la sovrapposizione di pelli architettoniche. Quella in mattoni tipici romani, che contiene le casse armoniche delle tre sale per la musica, questa è la sala Santa Cecilia, la più grande, e quella esterna in metallo, quella che dà quella forma plastica, naturalistica a tutto il complesso e che serve a contenere percorsi di sicurezza. Qui vediamo l'angolo della scala di accesso alle balconate in cristallo e acciaio, un dettaglio molto elegante. È un modello di progettazione architettonica contemporaneo che si ripete, che ha forse come padre putativo in questa sua libertà creativa Frank Gehry. Ma nel progetto di Piano c'è qualcosa di più, c'è quello che abbiamo detto prima, il fortissimo carattere urbano dell'architettura, la capacità di essere un unicum nel momento in cui si cala nel contesto del luogo. La sala Goffredo Petrassi, da 677 posti, si presta, coi suoi 1,8 secondi di riverberazione, ai momenti più raccolti, alle conferenze, alle proiezioni cinematografiche e alle sperimentazioni di musica contemporanea. La sala Giuseppe Sinopoli è la più flessibile nelle dimensioni del palco e nelle postazioni per il pubblico, che arrivano fino a 1269.
rivestita di mattoncini romani sabbiati, ha un tempo di riverberazione del suono di 2 secondi, che la rende ideale per la musica sinfonica con o senza coro, ma anche per la danza e la musica contemporanea. La Sala Santa Cecilia, da 2756 posti, ha per vocazione principale la musica sinfonica per grande orchestra e per grande coro, permettendo al suono di riverberare nell'aria per 2,2 secondi. Il palcoscenico è quasi centrale, circondato da posti a sedere sistemati a vigneto, su balze a diversi livelli. Il controsoffitto è formato da 26 gusci in legno di ciliegio americano, che rivestendo anche platea e gallerie, rende possibile l'effetto di cassa armonica. Sono sul palcoscenico della Sala Santa Cecilia, la più grande delle tre che costituiscono il complesso dell'Auditorium di Roma. Questo complesso ha padri nobili, come l'Auditorium della Filarmonica di Berlino di Hans Scharoun. Tuttavia questa architettura ha qualcosa di più. È un'architettura spettacolare, un'architettura scenografica. È un'architettura tuttavia concentrata sulla musica, fatta per la musica. Immagino l'emozione di trovarsi su questo palcoscenico di fronte al pubblico più caldo di Roma, 2756 persone può contenere questa sala. E l'emozione di ascoltare la grande orchestra di Santa Cecilia, che qui, continuando una tradizione ormai lunga un centenario, fa risuonare la musica di Roma.